Buongiorno e benvenuti al canale Dulcino. In questo video vi spiegherò come fare un'estrazione di Ormus, chiamato all'estero oro monoatomico, dal sale marino. In primis dovete procurarvi del sale. Sale naturale grigio, per me è il top, per il suo alto contenuto di magnesio. Oppure potete trovare il sale marino dell'Atlantico, potete vedere costa al chilo più o meno 2,30 euro. E anche questo, l'importante è che non sia raffinato, non lavato, non trattato, che mantiene tutte le sue caratteristiche. Avrete bisogno dei contenitori, questi bisogna prepararli prima perché dicono che soffre i campi elettromagnetici e quindi per metterlo via, una volta estratto, vi preparate uno per mantenerlo in uno stato liquido, oppure se volete averlo in stato solido in polvere, vi preparate uno più piccolo perché comunque ci sono dei passaggi in più di asciugatura che comunque non mostrerò nel video perché basterà mettere il risultato di ciò che faremo oggi in una pentola a fuoco lento e far evaporare l'acqua. Avrete bisogno di una brocca, questa brocca è di 5 litri. No, possibilmente di vetro e non di plastica, anche perché si favorisce il poter vedere il cambiamento del pH e la caduta dei minerali nobili. Avrete bisogno di un tester pH, lo trovate facilmente su internet. Avrete bisogno della soda, acqua e soda. La soda potete trovarla in qualsiasi ferramenta, va diluita, ne va pochissima. Cioè proprio si parla di mezzo cucchiaio in tutto questo contenuto d'acqua, cioè pochissima. Ci servirà per fare l'alterazione del pH. E infine una pesa col nostro sale grigio della Bretagna. Potete vederlo qua. 400 grammi per 5 litri d'acqua. Iniziamo. Mettiamo il sale dentro l'acqua. Il sale grigio è il migliore. Ho fatto prove con tutti i sali. Quelli che mi sono trovato peggio è stato il rosa dell'Himalaya, forse per il suo alto contenuto di ferro e quindi ne viene fuori proprio poco poco poco. Mentre invece il grigio della Bretagna ne viene fuori tantissimo, in proporzione con la stessa quantitativa di grammi di sale. Dicono che il migliore rimane il sale del Mar Morto, ma bisognerebbe ordinarlo ed è difficile da reperire. Ora, bisogna mischiare bene, 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 bene il sale nell'acqua. È un processo lungo. Consiglio di adoperare la brocca, il cucchiaio solo per fare l'ormus, perché comunque sporca molto fare questo preparato. E quindi gli oggetti che voi utilizzate li tenete solo per fare l'ormus. Se andate a vedere su Amazon o su eBay quanto vendono sta roba, noterete che con una spesa di approssima più o meno 30 euro acquistate tutto per poter fare l'estrazione per i fatti vostri, e da un chilo di sale ne viene fuori parecchio di ormus col grigio della Bretagna. Poi ne viene un po' fuori meno con il marino dell'Atlantico e con il rosa dell'Himalaya, è quello che ne viene di meno in assoluto. Allora, cosa serve l'ormus? Io posso raccontare ovviamente solo la mia esperienza. Io lo adopero per le piante, perché aiuta le piante a assorbire determinati sali minerali. Può servire anche per l'assunzione umana, però non bisogna esagerare con questa roba qua. Infatti, per
Per la funzione umana io consiglio un 5 ml insieme al limone ogni 10 giorni, cioè pochissimo, perché comunque è un'assunzione di sali minerali nobili estremamente potente. Allora, per le piante innaffiare tranquillamente, va benissimo anche per l'orto. Assunzione umana, gli effetti che io posso raccontarvi è che dà una pace mentale. Si percepisce proprio una pace interiore, un rallentamento dei processi mentali, quindi va benissimo per la meditazione. Aiuta la percezione, soprattutto le percezioni energetiche a livello sottile, sempre senza esagerare. Calcolate che questo poi andrete in rete, non sto a divulgarmi sulla storia, su tutti i contenuti, perché questo è un tutorial, però se andate in rete noterete che è una conoscenza molto antica, no? In Egitto hanno trovato giare piene di questa cosa e si presuppone che facessero il pane con questo prodotto. L'ho utilizzato anche per i trattamenti Reiki e ho avuto dei buoni risultati, come se aumentasse l'intenzione o comunque il flusso energetico dalle mani. L'ho utilizzato anche per l'acquario. Ho avuto dei problemi con un pesce che era stato, tra virgolette, conciato per le feste dagli altri pesci. Addirittura lo stavano mangiando vivo. E con l'ormus sono riuscito a farlo sopravvivere e in qualche modo si è rigenerata anche la pinna posteriore che era mezza mangiata dagli altri pesci. Quindi è successa una cosa molto particolare. Ma comunque lo uso per le piante, in primis. Ok, abbiamo sciolto il nostro sale. Prendiamo il tester pH. Allora, io per l'assunzione umana ho la fortuna di avere una fonte dietro casa e quindi uso l'acqua naturale. Però secondo me per le piante va bene anche l'acqua del rubinetto. Allora, dicono, io sfortunatamente non abito vicino al mare, ma per chi abita vicino al mare può fare anche l'estrazione direttamente dall'acqua di mare, però mi sembra, pare che sia illegale andare a prendere l'acqua al mare, quindi è un rischio. Abbiamo la nostra acqua qui che ha un pH di 6,1. 6,0, 6,1 è la nostra acqua. Andiamo a vedere il pH dell'acqua col sale. Sta salendo. La magia di questo processo è cambiare la struttura del pH, grazie all'acqua e soda, portarlo da questi 6,2, 6,3, arrivare a 10,7, perché a 10,7 avviene la caduta. Quindi mettiamo un po' di soda. Questo è un processo lento, perché bisogna fare varie prove. Si mette un po' di acqua soda, si inizia a girare. E si riprova col tester. Adesso siamo saliti già 7,8, 7,9, 8. È un processo lento. Abbiamo messo altra soda, giriamo bene per mischiare la soda. Adesso riproviamo col nostro tester. 8,2, 8,3. Quindi dobbiamo aumentare. Bisogna portare il pH a 10,7, esattamente 10,78, quindi 10,7 10,8, la via di mezzo.
Poi lì dipende in base alle prove che uno fa. E lì accade la magia. Andiamo a vedere. Sale lentamente perché comunque ho usato poca soda nell'acqua e soda. Anche perché c'è il rischio che usando troppa soda ti manda subito fuori il pH. Allora preferisco con l'esperienza andare su lentamente e tenerlo sotto controllo. Allora, se per errore doveste superare il 10,7, sappiate che si può abbassare il pH grazie all'aceto. Facete nello stesso processo che fate per la soda. 8,6, 8,7, vedete che aumenta lentamente. Controlliamo sempre. È un lavoro un po' noioso. Bisogna stare attenti. Mettiamo un paio di secondi. Nove punto sette. Ci siamo quasi. A volte capita che sbagli a mettere la soda e in due o tre tentativi vai a segno, però è pura fortuna. Nove punto otto, 9,9, 10. Fai vedere il 10. Ora siamo a 10, mancano 7. Consiglio di andare su lentamente, proprio per non usare l'aceto in caso di errore. Dieci punto uno. Dieci punto tre.
10.4, 10.5, 10.5, ancora un zikinin. Mi raccomando, lasciate spazio per questa, per il volume dell'acqua soda all'inizio, perché sennò arrivate a un certo punto che magari non ci sta più nella brocca. Ancora un po'. Dieci punto sei. Proviamo a girare un attimo, non che magari mischiandola meglio aumenta. 10.6. Dieci punto sette. Eccolo lì. 10.7. Mettete subito a sciacquare la lente del tester per non farla rovinare dalla soda. Ora attendiamo che inizia a disgregarsi il preparato. Eccoci qui, potete vedere che il preparato inizia a cadere. Vediamo se si vede. Inizia a scomporsi e tutti i nostri sali, potete vedere il livello dell'hormus, iniziano a calare. Fino ad arrivare al fondo. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci qua. Come potete vedere, il materiale sta cadendo. Allora, questa è la parte più difficile, perché poi seguono i lavaggi. Il materiale è altamente volatile. Se proviamo a muovere un po' il vaso. Si può notare, aspettate, proviamo, vi faccio vedere com'è volatile. Vedete? Allora, potete vedere che l'acqua salata rimane in alto. A noi interessa il materiale che cade sul fondo. Bisogna togliere tutta l'acqua senza togliere l'hormus. Quindi bisognerà aiutarsi con una pompetta per togliere l'acqua senza andare a toccare l'hormus e iniziare i lavaggi. Il materiale va lavato, ricordo, tre volte. Per l'uso per le piante, per innaffiare le piante o l'orto, o 5 volte per l'assunzione umana. E ripeto, andate cauti per l'assunzione umana perché è molto forte. In rete troverete anche molte testimonianze, persone che sono riuscite anche a curarsi varie patologie. Io fortunatamente non ho mai avuto grandi problemi. A parte che lo uso un po' sulle ferite e sui tagli.
Adesso io vi farò vedere come faccio il primo lavaggio e poi i lavaggi sono tutti uguali. È la parte più noiosa di tutto il processo. Comunque potete vedere come il grigio della Bretagna dà 400 grammi di sale, dà ottimi risultati. Ho svuotato, facendo attenzione a non buttare il preparato, e ho rimesso l'acqua e ho rimescolato e attendo che cada nuovamente. E così devo fare altre 3-4 volte. Auguro a tutti una buona giornata e vi saluto.